Salve a tutti, sono qui per mostrare la mia collezione di carte Pokémon. Vorrei subito anticipare che tutte le carte sono in vendita, che quindi vi aspetto numerosi. Allora, iniziamo con la Pokémon World Collection. Surfing Pikachu, è tutta una collezione, questo dovrebbe essere una giapponese, una cinese, delle thailandesi anche, ci devono essere in mezzo. È una collezione uscita molto tempo fa. Contiene queste nuove carte che si caratterizzano da questo simbolino presente su ogni carta. Bene, anche l'album di per sé. Ora passiamo alla vera e propria collezione. Iniziamo: Shining Magikarp, Shining Noctul, Ho-Oh Shining, Gengar livello X, Miss Majus livello X, Golem X, Typhlosion X, Feraligatr X, Regis X, poi abbiamo Moltres X, Hitmonchan X, Celebi X, Mr. Mime X, Scizor X, Tyranitar X, Max X, Wailord X, e ora le Prime, Feraligatr Prime, Absol Prime, Scizor Prime, Ampharos Prime, Celebi Prime, Gengar Prime, Steelix Prime, Kindra Prime, Blissey Prime, Espeon Prime. Ora la prima edizione delle carte Pokémon uscite. Chansey, Charizard, tutte strettamente in italiano, Clefairy, Hitmonchan, tre copie di Machamp prima edizione, due di Mewtwo, Nidoking, Raichu, Venusaur, Ditto, Articuno, Mew antico originario del film, Hunter, Hypno, Kabuto, Lapras, Moltres, Tremach, Raichu, Zapdos, Azumarill, Bellosom, due Jamplas, Kindra, un Lugia, questo in inglese, Meganium, Togetic, in italiano e in inglese, Typhlosion, un altro Typhlosion, un Feraligatr giapponese, tutte strettamente holo, due Rocket Mewtwo rarissime, introvabili al giorno d'oggi, Rocket Hitmonchan, Blaine Sartanine, Giovanni Gyarados, Sabrina Alakazam, Dark Arbo, Dark Ductrio, Dark Golbat, Dark Magneton, Dark Velleplume, Dark Weezing, Dark Raichu, due Nidoqueen, Pinsir, Vaporeon. Un altro Vaporeon, Victreebel, Wigglypuff, Scizor giapponese, Dark Porygon 2, Dark Azumarill, Houndoom giapponese, Kabutops, Poliwrath, Unown, Hitmontop e ora quelle diciamo più recenti. Zoroark, Samurott, Emboar, Serperior, la parte superiore di Lugia Leggenda, Zekrom, Full Art, Palche di Alga Leggenda parte superiore, tre Arceus, penso sia normale, elettro e lotta. Ho-Oh, Entei, Charizard, un altro Charizard dei ex Guardiani dei Cristalli, Blastoise, Empoleon, Dialga, Blaziken, un altro Dark Weezing, Dragonite, Latios e Latias, Mew, Pichu, Venusaur, Blastoise, Butterfree, Gengar, Kindra, Skarmory, Venusaur, Deoxys, Milotic, Weavile, Riperior, Infernape, Palkia, un Lugia in inglese, Raichu, un altro Raichu, Giratina, Alakazam della prima edizione, della prima serie ma non prima edizione, Dark Arbok,
Staraptor, Machamp, Magmortar, Shining, Armaldo, Rayquaza, Feraligatr, Electabuzz, Rotom Calore. E poi dopo, queste diciamo sono le mie carte. Poi iniziano le promozionali, che sono il Pikachu con la scritta della Wizard della Lega Pokémon. Questo particolare Pikachu con scritto sopra LPP Collection, non so se si vede bene, per due o più giocatori. Pikachu, Mew, Eeveelio, Neonov di Venusaur Black Star, quindi vedete voi se vi interessa. Mewtwo, Cool Porygon, Computer Error, Sabrina Abra, poi Moltres, Articuno e Zapdos, Pikachu e Surfing Pikachu, Meryl, Scizor, Jigglypuff, no, Igglypuff, scusate, Hitmontop, Unown, Aerodactyl, Dialga, Sneevee e Tedge. Infine ho queste, diciamo, tre carte giganti che non si possono naturalmente utilizzare per giocare, ma sono molto ricercate. Questo è tutto, vi ringrazio di avermi guardato, a presto.